13 piazzole per la sosta dei mezzi su un'area complessiva di 1600 metri quadrati, servizi igienici adeguati anche alle esigenze degli utenti con disabilità, sistema di rifornimento di energia elettrica, raccolta differenziata e in aggiunta la possibilità di fruire delle biciclette messe a disposizione con il servizio di bike sharing. Costo dell'intervento 140.000 euro interamente a carico del concessionario. Questo in sintesi l'identikit della nuova area di sosta camper di Viale Sant'Ambrogio, con ingresso dal Civico 19 nei pressi di Torrione Fodesta. Una collocazione accessibile per chi proviene dalla Lombardia, collegata alle uscite autostradali, grazie alla prossimità del cavalcaferrovia. La posizione risulta strategica per la vicinanza al centro storico, ha sottolineato stamattina durante l'inaugurazione l'assessore alla pianificazione e rigenerazione urbana Silvio Bisotti. A cominciare dai musei civici di Palazzo Farnese, ha detto l'assessore, Piacenza si dota di nuovo servizio per incrementare la ricettività turistica del territorio. Non resta quindi che attendere i giudizi dei primi fruitori del servizio.